Buonasera a tutti, benvenuti a questo ennesimo appuntamento con Sprint to You, dedicato alla grande atletica e ai suoi grandi protagonisti. Questa sera una grande protagonista di un settore particolarmente frizzante, e quello dei 1500 femminili lo è ancora di più e ne parleremo tra poco. Benvenuta a Ludovica Cavalli. Ciao Ludovica! Ciao, ciao a tutti. Allora, ho anticipato subito, grande fermento nel mezzofondo italiano. Particolarmente grande fermento nei 1500 femminili e lo dico subito, praticamente l'unica disciplina italiana in cui in questo momento ci sono tre atlete già qualificate e addirittura col minimo, quindi neanche da dire che rientrano nel ranking. E la cosa clamorosa è che nessuna delle tre è certa di andare alle Olimpiadi. Questo è il dato di fatto che da un punto di vista per l'atletica italiana è una bellissima notizia, perché vuol dire che c'è veramente un grandissimo fermento. Per Ludovica Cavalli, che in teoria sarebbe già qualificata, un po' meno, ma poi comunque vedremo, anzi lo dico subito, in realtà Ludovica è dentro anche nel ranking, non col minimo, dei 5.000, anche se insomma col 40° posto, quindi insomma c'è da divertirsi, insomma, non sei particolarmente preoccupata, anzi, sei ancora più stimolata, giusto? Beh, diciamo che è sempre bello avere della concorrenza, poi diciamo che le ragazze che mi fanno concorrenza nei 1500 sono ragazze con cui praticamente con tutte sono anche amica, quindi ovviamente già dall'anno scorso è iniziata un po' di guerra per il posto nei 1500 ai mondiali e quest'anno ci sarà guerra per il posto sia per le Olimpiadi che per gli europei Certo. e va bene così, fa parte del gioco, le altre nazioni sono abituate a questo tipo di fermento, anzi ne hanno ancora di più. E si Certo. fanno i trials e in caso ci sarà da fare i trial accetteremo di farli e sono solo che felice, va bene. Diciamo che la mia politica è che ognuno corre per come può correre, se in tre corrono più forte di me, stringo la mano e va bene. Beh, certo, comunque insomma, possiamo dire senza ombra di smentita che insomma i 1500 femminili in questo momento sono la specialità principale in Italia, cioè, perché di fatto è questo, perché se c'è così tanta concorrenza ed è l'unica specialità dove ci sono tre atlete che hanno già il minimo olimpico, cioè vuol dire che è in questo momento è la specialità cardine in Italia, insomma. Non... Comunque, Sì, insomma, al di là, diciamo, di queste statistiche, è parliamo di... vero. Allora, raccontiamo brevemente, poi parliamo ovviamente dell'anno scorso, lo diciamo subito, quella straordinaria finale raggiunta ai campionati del mondo di Budapest, poi raccontiamo dei tuoi inizi, che ho letto, che facevi la calciatrice, è vero? Così. Sì, è un'influenza di tre fratelli maschi in casa, quindi Va sì. bene. Comunque, insomma, parliamo un attimino di quest'anno. Una stagione in cui, insomma, come dire, stai un po' rimescolando le carte, tu e il tuo allenatore Stefano Baldini, il grandissimo Stefano Baldini. Mi sembra che state un po' rimescolando le carte, in quanto nella stagione invernale hai fatto dei 1500, ma soltanto in tre gare di Continental Tour. Poi, di fatto, sia agli italiani, dove hai vinto, sia che ai campionati del mondo di Glasgow, hai corso i 3000. Adesso all'aperto hai fatto 2-5 km in strada ancora, quindi cosa significa tutto questo? Creando del mistero? Sì, No, no. del mistero intorno a Ludovica Cavalli. No, 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 no. E allora, i 5.000, la scelta di non fare i 5.000, troppi 5.000 l'indoor, è dovuta al fatto comunque Dei 5 km. dei 1.500 indoor, è dovuta a un infortunio che ho avuto che è stato abbastanza grave, che mi ha lasciato ferma 2 mesi post mondiali e non sono riuscita, ma tendenzialmente d'inverno non faccio mai ritmi troppo veloci, quindi mi concentro tanto sull'aspetto aerobico e il frutto dei 3.000 che ho fatto, ecco. Ho fatto in realtà poco lavoro, però mi sentivo più a mio agio nei 3.000 e quindi abbiamo continuato a puntare sui 3.000. E in realtà qualche 1.500 l'ho fatto perché a furia di fare anche dei 1.500 le gambe si sono anche un po' svegliate e quindi abbiamo deciso anche di mettere dentro dei 1.500 che non fanno mai male, ecco, in vista poi della stagione estiva. E per quanto riguarda queste 5K, mi sto abituando e mi piacciono. E in realtà, quella di Parigi volevo vedere un po' come fossi messa a livello di allenamento e rispetto agli altri anni, perché ASICS fa sempre questa gara qua.
e quindi ho voluto farla per vedere anche in confronto agli anni prima. E visto che è una gara molto veloce, mi sono buttata e questa qua di Oderzo è stato uno spezzare un mio periodo di altura che sta proseguendo ora. Ah, ok, quindi in questo momento sei in altura? Sì, in questo momento sono sui Pirenei a Formo Ah. e nel camp ASICS, che si vede qua da qualche parte, e sì, sono a fare altura in questo momento. Ah, ok, perfetto. Sì, beh, cioè, non è che hai fatto dei 1500 questo inverno, peraltro, così tanto per farli. Comunque, cioè, ricordiamo che a Madrid hai anche vinto, insomma, in una prova di Continental Tour, no? Quindi, insomma, non direi che poi fosse andata così, ma sia andata così male, insomma. Comunque, insomma, No, 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 infatti. cioè sono abbastanza Però, soddisfatta, ecco. certo, sì. Quindi, però, torniamo un attimino, diciamo, raccontiamo un attimino la tua storia, poi brevemente, no? Poi chiaramente, insomma, parliamo un attimino di quello che sarà da oggi, insomma, che, insomma, chiaramente siamo già al 7 di aprile, scusate, al 7 di maggio. Quindi, insomma, praticamente tra un mese esatto inizieranno gli europei di Roma e poi tra 3 mesi, tra poco meno di 3 mesi, ci saranno le Olimpiadi. Tu hai iniziato con l'atletica a 13 anni, fino a 13 anni ho letto, e me l'hai confermato un secondo prima che iniziasse la registrazione, hai giocato anche un po' a calcio. Com'è nata questa tua? Come ti sei portata verso il calcio? È stata, c'è chi dice che fa atletica perché il calcio non gli piace, io invece sono una delle poche ragazze che dice sono arrivata dal calcio a fare atletica e in realtà ho due fratelli principalmente perché poi il più piccolo è nato successivamente e ho due fratelli che in casa che fanno calcio, cioè che hanno fatto calcio, uno continua a fare calcio e un nonno arbitro e quindi diciamo che a furia di stare sui campi di calcio mi divertivo a vedere le partite, mi divertivo a giocare a calcio. Ci ho messo un po' a convincere mamma e papà, però poi ho avuto un nonno dalla mia parte che veniva anche ad arbitrarmi le partite. E quindi niente, è iniziato così, un po' naturale, perché mi divertivo, mi piaceva. Chiaro. Ma vai, ti faccio una domanda a bruciapelo: Genoa o Sampdoria? Tutta la vita Sampdoria, non si può dire Ah. Genoa per me. No, non è vero, ci sono gli schieramenti in casa, però io sono parte del nonno Sampdoria tutta la vita. Ok, quindi in questo periodo stai vivendo un periodo leggermente buio, insomma, però dai, ci sono ancora i playoff e potete sperare, Sì, anche vabbè. se non è facile. No. Senti, poi diciamo a 13 anni invece, come sei arrivata in pista e come sei arrivata soprattutto alle tue prime esperienze che mi sembrano siano state legate più alle siepi, giusto? Se non ricordo male. Sì, vabbè, le siepi sono iniziate abbastanza dopo perché ero un po' piccolina quando ho iniziato e non ero piccolissima, però comunque ero piccolina, le siepi poi sono iniziate successivamente e da Certo. junior non credo si facciano le siepi, ma non credo di averle fatte, però non mi ricordo. Sì, si fanno 2000, si fanno 2000, comunque, scusami, Potrei averle ricordavo che fatte, sì. però non ho iniziato subito con le siepi, Ah, ecco. ok. Ho iniziato perché mi piaceva andare a correre con mamma e Ah, ok. andavo sul lungomare a Genova la mattina prestissimo, tra l'altro, cosa che ora da professionista difficilmente faccio. E da lì piano piano, comunque, diciamo che avevo una mamma e l'altro nonno molto oppressivi sul voler fare atletica. Io invece, bastian contrario, da quando ero piccolina, dicevo no, 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 non voglio, non voglio. Diciamo che non ero pronta a uno sport individuale, forse, e mi piaceva divertirmi sui campi. E da lì, niente, poi pian piano, vedendo le gare, vedendo che correndo con la mamma mi divertivo, e ho fatto qualche studentesco e poi da lì pian piano mi sono avvicinata, sono andata per la prima volta sui campi e basta, poi non ho più mollato. Ok, senti, chiedo scusa se faccio una gaffe, ma tua mamma è stata un'ex atleta? Sì, mia mamma ha fatto velocità, Ah, però sì. Sì. Diciamo ok. che non ho preso proprio le sue qualità, però. Ok. Scusa tua madre perché non me la ricordo, insomma, però insomma non. No, 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 non l'ha fatto neanche secondo. Cioè, ha fatto dei nazionali da piccolina, Ah, però. ok. No, non ad alto livello, ecco, no, No, perché mi anche perché sarebbe era molto spiaciuto. pigra. Ah, Aveva qualche ok. qualità per essere un po' più prolungata, ma se le dicevano
fai qualcosa di più di un 100, non si presentava più ad allenamento, quindi Infatti, è infatti. C'è finita per le un po' sue il contrario di te, insomma. Sì, infatti quando si arrabbia perché a volte mi lamento degli allenamenti, a volte sono pigra, magari così, le dico: mamma, forse tu non sei proprio la persona che può parlare di pigrizia, però no, no, diciamo che siamo un po' Sì. contrari, sì, siamo un po' diverse. È chiaro. Senti, quindi comunque insomma era molto appassionata, sarà stata anche pigra, ma molto appassionata di atletica, quindi insomma in qualche modo ti ha indirizzato questo stupendo Sì, diciamo sport. che le piaceva vedermi correre principalmente, non era una molto appassionata di atletica, Ok. era una a cui piaceva vedermi correre, le piaceva correre così andando lungomare e avrebbe voluto un giorno vedermi correre, ho esaudito il suo desiderio, ecco. Senti, la tua, diciamo, il tuo gran, la tua, diciamo, es dico esplosione anche, insomma, magari un'espressione un po' troppo forte. Comunque, il tuo cambio di passo, diciamo, il tuo inizio di grande crescita agonistica è avvenuta, diciamo, un paio d'anni fa, no? Nel 2022, più o meno quando hai cominciato ad allenarti con Stefano Baldini, giusto? Oppure già prima No, c'erano stati nel dei. 2022 non mi allenavo con Stefano. Non ti allenavi ancora su? Stefano, Ah, è cominciato. no, Stefano Ah, mi allena ok. dall'anno scorso. Dall'anno scorso, ok. E sì, diciamo che è stato l'ultimo anno prima di allenarmi con Stefano, il mio salto di qualità un po' maggiore, ecco. Ok. Quindi diciamo, cioè, hai capito che potevi dare molto nell'atletica e quindi insomma hai deciso di. Cioè, com'è nato questo tuo cambio di allenatore? Ma per carità, senza voler nulla togliere al tuo o la tua allenatrice precedente, ecco. Diciamo che è stato un cambio dettato da una mia serenità di voler cambiare Ok. e non stavo più bene dove ero e non ero serena e per quanto mi avesse fatto fare il salto di qualità, quindi in realtà non è stata proprio una scelta molto facile e diciamo che non avrei pensato di fare un cambio allenatore, però sono stata costretta anche per la mia serenità e niente, poi è arrivato Stefano e Ok. è Certo. andato. Ah, scusa, Ludovica, non ti volevo minimamente mettere in imbarazzo, No, cioè no, non. no, no, non è Allora, perché in assolutamente effetti, un problema. se non ricordo male, forse sei passata con Stefano verso la fine del 2022, o ricordo male Sì, a anche dicembre, io. Ecco, proprio vedi. fine dicembre, dovevo Erano di prendere una fatto. scelta sì, diciamo Ok. che mi ero No, messa in contatto con diversi allenatori. Dovevo prendere certo. una scelta, ho detto dopo il mio compleanno scelgo. Ci ho messo un po' di Infatti. più del mio compleanno, però poi ci sono arrivata, ecco. No, no, difatti ho confuso i periodi perché mi ricordavo che diciamo la tua svolta è stata nel 2022. Ricordavo questo 2022 con Stefano, ho detto sarà stato invece no, era successo diciamo all'inizio della stagione e alla fine è cambiato. Sì, Ok, il tuo compleanno che appunto mi sembra che sia il 20 dicembre, compirai 24 anni, quindi in realtà ne hai ancora 23 e quindi sei giovanissima. Senti, l'anno scorso però insomma la tua diciamo consacrazione con questa splendida esibizione ai campionati del mondo di Budapest, dove insomma, hai raggiunto una finale ultra prestigiosa. Insomma, cioè, raccontaci un attimino le tue emozioni di quei momenti. Cioè, te l'aspettavi? Eri andata con questa idea? No. No. Allora, quando ne parlo mi dicono tutti, eh sì, vabbè, però Stefano lo sai, non volevo neanche andare in realtà, Ah. perché diciamo che c'erano state due o tre gare che non erano andate come volevo, nei 1500 agli italiani Federica Del Buono mi era arrivato davanti, anche se non aveva il minimo, era dentro il ranking, e io ho detto, guarda Stefano, io non voglio andare, cioè se lo merita di più lei, sta correndo più forte, io ora ho fatto delle gare in cui non azzecco niente sui 1500, preferisco vado a una persona che io so che correrà forte. E anche perché Fede è mia amica, ho una grande stima nei suoi confronti, mi sembrava di toglierle un posto che non mi spettava, ecco. E quando mi ha detto che la FIDE voleva portare me perché voleva portare le ragazze col minimo, ci ho messo un po', nel senso che non sono stata convinta. Poi pian piano abbiamo fatto qualche lavoro e in tranquillità e serenità sono stata a Modena invece di andare in raduno pre-mondiali con il gruppo della nazionale e perché avevo bisogno di avere Stefano vicino e diciamo che poi pian piano è girato tutto nel verso giusto e per quanto riguarda i mondiali credo si sia visto.
La mia emozione, infatti qualcuno ha definito infantile la mia esultanza, cosa che ci sta tutto, e diciamo che non me l'aspettavo, credo fosse evidente, e sono scesa la prima gara che ho detto, vabbè, calma, mettiamoci lì che stai bene, non pensare subito negativo, e quando ho visto che le gambe c'erano già la prima gara, poi è venuto tutto un susseguirsi in cui sono stata solo concentrata a far andare la testa insieme alle mie gambe, perché le gambe giravano, era solo la testa ora lì che doveva girare, e mi sono impegnata solo a averla al più leggero possibile la testa in quel momento, e è andato tutto come è andato. Certo, beh, a parte il fatto che vorrei sottolineare che ti fa grandissimo onore il discorso iniziale, che insomma avevi chiesto che, cioè, avresti preferito che andasse a Federica Del Buono perché ti aveva battuto i campionati italiani, quindi insomma questo ti fa grandissimo onore. Sulla tua esultanza infantile non c'è nulla di infantile nell'esprimere una spontanea e genuina felicità, poi in un momento come quello, insomma, cioè, direi. Abbiamo visto anche negli ultimi mondiali, insomma, lacrime sgorgare da tantissimi atleti. Quindi le lacrime e l'emozione soltanto dimostrazione di passione, di felicità. Beh, direi che comunque, insomma, in qualche modo questa scelta della FIDAL credo che ti abbia ulteriormente caricato, no? Perché ti ha responsabilizzato ancora di più, giusto? Possiamo Sì, dirlo. diciamo che responsabilizzare può caricare come può non Certo, caricare. In quel ovvio. caso mi sono concentrata, la mia psicologa sportiva mi è stata vicina in quel momento, la mia famiglia soprattutto, e anzi, i giorni prima della partenza, in realtà gli ultimi due allenamenti, che ne avevo solo uno da fare un po' più svelto, sono andata a Genova a farli. E perché a Modena c'era un caldo che non si viveva e a Genova si stava un po' meglio, quindi Stefano mi ha lasciato con la mia famiglia un po' per tranquillizzarmi, poi sono partita per Budapest molto serena ed è successo quello che è successo. Diciamo che Stefano, quando sa capire, forse quando un atleta ha bisogno di un momento in cui ha bisogno di aver vicino le persone care in quel momento, perché ha girato, perché i miei genitori sono volati a Budapest con me. E quindi avevo tutte le persone che volevo vicine, e Stefano era lì anche se commentava Sky, quindi in realtà l'ho Certo. visto poco, e però sapevo che era lì da qualche parte, non sapevo dove, perché non ho mai capito la sua postazione dove fosse, per quanto io l'abbia cercato, e però sapevo che era lì e mi ha lasciato molto serena questo. Certo, senti, tu la tua base di lavoro dov'è? Cioè, tu di fatto, vabbè, chiaramente a parte quando sei in ritiro, cioè, vivi a Genova oppure No, vivi a Rubiera? 5 anni A che vivo a Modena, Modena, sì, e corretto. sì, perché il mio allenatore di prima anche era di Modena, Ah, e ok. quindi è 5 anni che vivo a Modena, e no, non vivo a Rubiera, vivo a Modena Sì, scusa, ho perché detto Rubiera, è più ma città, certo, infatti. Da quelle poi parti, insomma. sì, no, certo, diciamo che Stefano non accetterebbe di allenarmi a distanza, come è giusto Chiaro, che sia, secondo me. ovvio. E visto che tanto abitavo già a Modena, non ho dovuto cambiare molto, ecco. Chiaro, chiaro. Senti, il tuo gruppo di lavoro, ci sei solo tu o ci sono anche delle altre atlete, atleti? No, mi alleno con Rebecca Lonedo, Ah, ok. che fa distanze più lunghe, anche Sara Ah, Nestola, che ha certo. vinto l'anno scorso la medaglia sui Chiaro. 10.000 under 23, Under. e si è aggiunta da poco Nicole Maiori, che invece lei è Sì. più 1.500-5.000, quindi con lei mi alleno un po' di più insieme. E poi abbiamo tantissimi maschi, vabbè, Infatti. cioè, il più famoso è Pietro Riva, vabbè, che non ha bisogno di presentazioni, Chiaro. suppongo. E poi ci Ascoltami sono qua. i due neo sotto 3,40 nei 1.500, che sono Giuseppe Gravante e Masha Costa, Ok. e poi altri tanti ragazzi, però siamo in tantissimi, ecco. No, certo, te lo chiedevo perché è vero, Pietro Riva lo sapevo benissimo che si allenava con Stefano, adesso poi in questo momento mi ero un attimino dimenticato. No, perché insomma è molto importante comunque il gruppo ed avere anche nel tuo caso dei maschi con cui fare delle ripetute che ti possano stimolare, insomma. Perché insomma anche Sì, allenarsi diciamo con atlete più deboli, passami il termine, più deboli, insomma, ogni tanto fa bene anche inseguire qualcuno, no? Credo, poi magari per te non è così, non sia così. sì, diciamo che abbiamo tutti i maschi molto prolungati,
Anche i ragazzini sono molto prolungati, fanno mezza, 10.000, alcuni maratona vorrebbero fare. Quindi in realtà Micol sul versante velocità, comunque così, mi dà molto una mano. E quindi in realtà non ho gran bisogno dei maschi. E poi ovviamente bisogna anche imparare a fare le cose da soli, quindi un po' da sola, un po' con Micol, e sul versante aerobico invece ho Rebecca e Sara che mi bastonano bene. Certo, beh, hai detto bene, bisogna anche imparare a fare le cose da sola, perché insomma i 1500 sono una specialità, i 5000 già un po' di meno, ma i 1500 sono una specialità in cui delle volte, specialmente nelle gare tattiche, devi anche avere la capacità di andare a condurre, tirare, quindi insomma, cioè, devi lavorare anche molto sulla tua testa e sulle tue capacità di Sì. autogestirti, insomma. È una cosa su cui Stefano lavora molto e per quanto io a volte dico, oddio, mi piacerebbe avere una bici davanti, lui sta sempre di fianco, defilato e a volte lo detesto, però poi so che in gara questa cosa mi aiuta veramente tanto e vabbè, diciamo che nella mia testa quando faccio gli allenamenti gliene dico due o tre, però poi basta. Questo è molto bello, la prima volta che sento un atleta che dice una cosa del genere di un tecnico, però insomma, cioè, è No, no, ma veramente, ce ne diciamo, nel senso immagino, però ma che tutti se ne siamo due dicono, però. teste. No, no, Senti. siamo due teste, quindi battibecchiamo un po', siamo Dai, è abbastanza. bello. Dai Però. bettibecchi nascono le grandi cose dopo. Senti, dai, parliamo adesso del futuro. E innanzitutto, immagino che insomma, il tuo esordio in pista sia imminente. Sì, Sì e no? meno di Sì e 20 no? giorni. No, Quindi. no, sì, diciamo che abbiamo fatto il primo periodo di altura in cui ho messo dentro un po' di aerobico e ho fatto un po' di struttura sotto perché quest'inverno non sono riuscita a farla e quindi ho dovuto fare anche una parte molto aerobica per dare un po' di base sotto che per l'infortunio non sono riuscita ad avere quest'inverno. E ora stiamo mettendo dentro un po' di velocità e tra poco sì, a Marsiglia il 22 se non sbaglio e gareggerò. Ah, Marsiglia, tra le altre cose, è una pista velocissima dove generalmente si fanno sempre dei grandi risultati nel mezzo fondo, Incrocio le dita. incrociamo ovviamente le dita. Quindi, presumibilmente debutto il 22, poi non si sa ancora. Poi ho un'altra gara sicuramente sui 1500 e sono indecisa se fare un 1500 o un 8, vediamo come va Marsiglia, perché comunque la prima gara sul 1500 è sempre un po' un punto interrogativo, non si va sempre fortissimo la prima gara. E quindi sono un po' indecisa su cosa fare dopo. Sicuramente se non va come voglio un altro 1500 che credo possa essere Ostrava. E invece se va tutto bene e viene una bella gara, direi che facciamo un 800 prima degli europei. Ok, 800 che è una distanza che mi sembra tu non corra spessissimo, o ricordo male. No, infatti. Sono terrorizzata dagli 800 perché è quel ritmo che dico, oddio, è troppo veloce e sono sempre un po' spaventata dagli 800, però servono per il 1500, servono, so che mi servono tanto e quindi farò questa cosa di correre anche gli 800 e no, ma mi piacciono un sacco. Io provo una grandissima stima per le 800iste perché secondo me è la specialità più difficile che ci sia e però non è la mia specialità, quindi preferisco forse un 5000 allora. Però so che devo correre 1500, quindi faremo questo 800. Beh, hai detto bene, gli 800 delle specialità in pista, anche secondo me, è la più complicata, perché insomma, sì, è la più complicata. Adesso non andiamo oltre perché, cioè, sennò togliamo il tempo a quello che ti voglio chiedere dopo, però sono d'accordo con te. È veramente, No, secondo me, no, la ma specialità in io. pista più complicata, proprio per No, un no, ma lo problema di dico ritmo. sempre. Lo Ah, dico vero, sempre, guarda, vero, vero. perché infatti uno di quelli con cui parlo di più è Simone Barantini degli 800isti o Eloisa Coiro.
Ogni volta gli dico, ma come fa? Cioè, veramente, per me è assurdo. La botta che ti viene in un 800 non credo che riuscirei a reggerla. Infatti mi farò il segno della croce prima di partire, via, dai. Sono Senti, esperienze. per gli europei, quindi, cioè, mi sembra di aver capito chiaramente che puntate al 100% sui 1500, dove mi sento di dire che con tutta la concorrenza che ci può essere, ci sarai sicuramente. Questa è la mia idea. Insomma, adesso no, io non so come Tocco se, non so ferro un se... attimo e riprendiamo. No, e allora puntiamo No, sui diciamo come 1100. scelta della federazione, intendo, cioè chiaramente non al di là del... Ovviamente io non sono la federazione, quindi non lo so. Diciamo che la mia scelta di non gareggiare subitissimo è proprio dovuta al fatto di arrivare in forma agli europei e ho il minimo sia sui 1500 che sui 5000. So che è un po' rischioso, perché comunque gareggiare proprio all'ultimo non è proprio una scelta facile, però è anche vero che se devo cercare di tenere la forma, devo cercare di ridurre le gare il più possibile. E, diciamo che sui 5.000 mi sembra di aver già dato una bella dimostrazione in strada, comunque 15-18 l'ho corso in strada e ho il minimo dell'anno scorso. Sui 1.500 non ho ancora fatto l'esordio, e sì, puntiamo i 1500. Ovviamente so che è un rischio gareggiare così tardi, però ad oggi la mia scelta è il 1500. Poi, ovviamente, come andrà a finire lo scopriremo quando sarà il momento. Sì, beh, sì, diciamo che io intendevo dire che certamente correrai se agli europei. Poi al limite potrebbe esserci l'opzione, beh, tutte e due ovviamente credo proprio di no, proprio per un problema No, non credo, no, no, non credo proprio. di condizione, perché giustamente avendo No, l'ho già iniziato la provata ai vita, mondiali e infatti, non... no. per ora Infatti, no. Ecco. diciamo che magari potrebbe succedere che qualcuno ti chieda di fare 5.000 piuttosto che 1.500, non lo so, potrebbe esserci questa eventualità. No, voi preferite puntare assolutamente nelle 5, giusto? Non so se ci può essere questa eventualità. Ovviamente ad oggi che abbiamo il minimo siamo in tre e se qualcun'altra fa il minimo, ovviamente bisogna prendere una scelta. Questa scelta non spetta a me. E, ovviamente se mi si deve essere chiesto cosa preferisco, ovviamente preferisco il 1500 e non rinuncerei al 1500. Se non scelgono me e scelgono di mettermi nel 5000, va bene lo stesso, ecco. Certo. Senti, invece per le Olimpiadi, tu pensi anche lì di puntare più sui 1500 o lì potrebbe essere un discorso diverso? Al di là del fatto che è il minimo, chiaramente, no? Però per il discorso che facevamo all'inizio, no? Cosa ti piacerebbe di più correre alle Olimpiadi? Ecco, mettiamola così. Come ho detto sempre nelle Sempre interviste, il 1500. mio cuore ad oggi è sui 1500. Poi ovviamente ogni atleta vuole andare alle Olimpiadi, quindi se mi chiedessero vuoi fare le Olimpiadi sui 5.000, sui 1.500 non ti portiamo, ovviamente la mia risposta sarebbe sì. E ad oggi ovviamente il mio cuore sta lì e lotterò per provare ad andare lì. Beh, insomma, diciamo che sei già in pole position, insomma, poi hai dimostrato Sì, ampiamente di ma le volere fare carte si questo. mescolano. È meglio sempre vedere pian piano, passo dopo passo. Sì, no, Preferisco beh, non. allora, se non ti disturba, no? Cioè, mi piace ricordare queste magnifiche, oltre a, diciamo, voi tre che avete già il minimo, no? Cioè, voglio dire, vabbè, Gaia Sabatini, Sinta Iau, Vissà e te. Ricordiamo le altre tre atlete, insomma, cioè, chiaramente c'è Federica Del Buono, c'è Marta Zenoni, che insomma, sta comunque ritornando dopo un anno in cui è stata ferma per una duplice operazione tendine Achille, e c'è, diciamo, questa mina vagante che è Nadia Battocletti, che ha, insomma, ha dichiarato ampiamente che insomma vorrebbe puntare anche lei, cioè vorrebbe puntare per le Olimpiadi sui 1500, perché agli europei credo che non abbia problemi a correre 5000. Quindi insomma è una bella sfida, cioè, ma sicuramente li ho voluti citare soltanto perché mi piace No, sempre fare ma promozione insomma dell'atletica italiana. non dico a caso che le carte si possono mescolare, diciamo che ci possono essere sorprese, non ci possono essere sorprese.
Giulia Aprile ha corso molto forte nei 1500 indoor quest'anno e Marta è ritornata e Nadia vuole provare i 1500. Fede comunque nei 1500 corre comunque forte, quindi ovviamente certo anche Fede. E diciamo che come ho sempre detto io provo stima per tutte le mie avversarie, quindi io non sono quella che dice vado io. Perché io voglio fare le Olimpiadi sui 1500, non ne ho il diritto e il mio dovere è quello di provare a farlo. E poi se non viene, ho 23 anni, tra 4 anni ci sono di nuovo, stringo le mani e ci riprovo tra 4 anni. Ecco. È molto bello. Ti ringrazio di aver citato anche Giulia Aprile, che appunto aveva vinto i 1500 agli italiani. Io non l'avevo citata semplicemente perché è un po' cioè, dalle prime uscite, ma, però magari è un problema solo di condizione. Insomma, ne ha passa un Sì, le filo prime uscite brillante che sono sempre le le prime indo, però uscite. certamente. Però, per esempio, io nella mia testa ero convinto che Federica Del Buono puntasse tantissime 5.000 e sono rimasto stupefatto da quello che ha fatto all'Arena una decina di giorni fa. Quindi, insomma, veramente è un momento stranissimo. Insomma, può succedere veramente ancora di tutto. Senti, Sì, ultimissima. diciamo che è un momento molto bello per i 1500. Molto bene. Donne, ma credo anche uomini stiano correndo veramente molto forti. Federico Riva è Assolutamente. ritornato da poco e il 1500 in generale, diciamo, è bello gettonato ora. Assolutamente, assolutamente. Cioè, anche nel 1500, non come tra voi donne, però insomma ci sono almeno quattro atleti veramente che si possono giocare tra i posti olimpici. Senti, un'ultimissima domanda che faccio a tutti, chiaramente, fermo restando quello che ci siamo detti, ma io, vabbè, non lo dico più perché sennò tocchi ancora ferro, però insomma sono convinto chiaramente di vederti Ma ce l'ho vincere qui vicino il il ferro. Esatto. Però una volta sulla linea di partenza i tuoi obiettivi, sia agli europei che alle Olimpiadi. Parliamo di 1500, chiaramente. Ecco, le tue speranze, i diciamo tuoi sogni. che i 1500 sono molto gettonati anche a livello europeo olimpico ormai. Certo. E non ci sono più solo keniane etiopi che corrono fortissimo, per quanto le principali sono keniane etiopi. La Tsegay ha appena fatto 3,50 in una facilità che è stato disarmante. Però le europee stanno iniziando a correre forte, molto forte. E su quella linea di partenza, diciamo che non sono una che si prefissa molto, anche perché poi quelle gare lì sono gare molto tattiche, molto ragionate, molto vissute l'ultimo giro tendenzialmente. Se avessi dovuto darmi diciamo, un preavvio prima di quella linea di partenza dei mondiali, avrei detto che sarei uscita subito. E invece si è visto come è andato. E per gli europei mi auguro di fare bella figura, e anche perché sono a Roma e diciamo che è una grandissima emozione. E le Olimpiadi, se e quando sarò lì, ci penseremo lì, ma direi che i sogni sono sempre sogni. Ovviamente non sono una che si dice, cioè che dice in questo momento per l'atleta che sono, credo che non posso dire voglio vincere la medaglia agli europei o chissà cosa. Quelli sono sogni, ovviamente, e non credo di essere un'atleta ancora così affermata da poter dire di voler vincere qualcosa. E credo che posso dire che proverò a dare quello che posso dare e mi auguro di essere molto in forma in quegli avvenimenti lì se ci andrò, ecco. Va bene, senti Ludovica, ti ringrazio tantissimo, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo innanzitutto Grazie per il debutto in pista, chiaramente a a te. Grazie. Marsiglia, e poi insomma per tutto quello che verrà di conseguenza. Grazie veramente, ci vediamo presto. Grazie mille a te. Un bacio. Ciao, Ciao. ciao, ciao. Perfetto, anche per questa sera abbiamo finito, ci vediamo alla prossima, come al solito, buona atletica a tutti.